Buongiorno ragazzi, buon venerdì mattina e ben ritrovati nel nostro angolo della rasatura. Allora, nel mio ultimo video, se vi ricordate, ho parlato in particolare di alcuni tipi di pennello e del fatto che negli ultimi periodi mi sto nuovamente orientando su alcune tipologie, in particolare i pennelli in setola di maiale e i pennelli in tasso Pure Badger, che agli inizi del mio percorso nella rasatura tradizionale avevo troppo frettolosamente abbandonato in favore dei tassi. In settimana, parlando con un amico del canale, l'amico Fabio, ciao Fabio, ti saluto, abbiamo scambiato qualche idea su alcuni prodotti, su alcune creme, su alcuni pennelli, e quando siamo andati nell'argomento dei pennelli in tasso, Fabio mi ha detto: ma vi sintetizzo la cosa, ovviamente, ma come, Dario, non apprezzi la morbidezza del tasso? Allora, sì che l'apprezzo, assolutamente, e anzi ringrazio Fabio perché mi ha dato l'occasione di fare questo video, perché oggi voglio utilizzare uno dei pennelli in tasso Silvertip che maggiormente apprezzo, e magari in un prossimo video del prossimo venerdì invece utilizzare un pennello in tasso Silvertip che negli ultimi periodi trovo troppo cedevole, quindi non apprezzo più come agli inizi. Allora, partirei quest'oggi invece che dal sapone subito dal pennello, e come avete letto dal titolo del video vado ad utilizzare un pennello di casa Zenith. Sto parlando del modello 502 con ghiera nickel, modello 502 manico barber pull e tasso ciuffo in tasso Silvertip. Allora, questo è un pennello, insieme ad altri che ho, ovviamente cambia la colorazione del manico, ma la fattezza è questa, è un pennello che apprezzo assolutamente. Guardate che spettacolo di ciuffo ha questo pennello, ve lo faccio vedere anche da vicino. Questo è un ciuffo, come potete vedere, meraviglioso, enorme, che trattiene una quantità di acqua e di sapone spaventosa. Guardate che spettacolo, che densità che ha. Vi voglio far vedere anche il manico stile barber pull, manico di casa Zenith, modello 502, ma soprattutto il ciuffo. Questo è un ciuffo in tasso Silvertip, morbidissimo, in volto è una carezza, ma guardate, ha anche un ottimo backbone, quindi è in grado veramente di donare un'azione in viso che è spettacolare, non è cedevole, e mentre lo lavoriamo è in grado di donare un massaggio che è qualcosa di strepitoso. Per quanto riguarda il sapone, vado oggi ad utilizzare una crema sempre fresca perché siamo in estate, sempre di casa Meissner. Come due video fa, si tratta del Gentle Menthol. Eccolo qui. Anche questo ve lo voglio far vedere da vicino. Il Gentle Menthol sicuramente, anche questa è una delle creme mentolate estive che preferisco. Come potete vedere si tratta di una crema morbida che vado a prelevare direttamente col dito. Perché la preferisco? Perché in viso è gentile, è delicato, è una carezza. Inoltre si sentono anche delle note che a me piacciono tantissimo, di rosmarino, di lavanda, di eucalipto, quindi è sì un mentolato, ma al tempo stesso ha al suo interno anche altre note, ripeto, di rosmarino, di lavanda, armoniose. Ecco, quindi si vanno a mixare perfettamente con l'aspetto mentolato della crema e lo rendono, secondo me, veramente, veramente di altissimo livello. Non vado a parlare della meccanica, non vado a parlare della scorrevolezza e della protezione, perché le vedremo in viso, ma ormai lo sapete, ho già usato diversi Meissner, li reputo veramente di altissimo livello, ma ne parleremo alla fine del video. Per quanto riguarda l'accoppiata rasoio-lamette, come lamette vado ad utilizzare le Trit Carbon, lamette che abbiamo già usato qua sul canale e, come sapete, mi piacciono veramente un sacco, e come rasoio uno dei miei preferiti che uso più spesso insieme all'altro fratello che abbiamo già visto qua sul canale, sto parlando del Mercur 34C. In un altro video avevamo visto il fratello dorato, il 34G, oggi vediamo invece la versione cromata, un rasoio dolce,
ottimamente costruito, solido, ben fatto. Anche questo ve lo faccio da vedere da vicino per apprezzare esposizione, gap della lametta e finitura complessiva del rasoio. Un rasoio, come ho detto, in occasione del 34G, ben fatto, solido, ben costruito, elegante. Secondo me, come tutti i Mercur, è una garanzia. Un rasoio che, se armato con la giusta lametta, però è in grado comunque di garantire una signora sbarbata. Allora, metto nuovamente proprio 2 secondi in ammollo il pennello e vado a inserire la crema direttamente nel ciuffo. Do una strizzatina e la inseriamo all'interno. Ne vado a prelevare una buona quantità perché è un ciuffo comunque che mangia prodotto, la vado a inserire all'interno e piano piano la faccio inglobare dal ciuffo in questo modo. Allora, oggi vedremo quindi un pennello assolutamente valido in tasso, ma che apprezzo tantissimo, che ho usato molto in questi anni. Ce l'ho da circa, credo, 3 o 4 anni più o meno. E questo sì, cavolo, è un tasso spettacolare questo, veramente di alto livello. Secondo me i tassi di casa Zenith sono veramente, veramente validi, meglio di altri che ho provato. Allora, direi che così è sufficiente. Ci puliamo le dita sul ciuffo, le sciacquiamo leggermente, chiudo il sapone, la crema, per meglio dire, mi sciacquo il viso e montiamo direttamente in volto. Preleviamo l'umidità. E cominciamo a lavorare la crema. Questo è un prodotto come quello che ho usato 2 video fa, perfetto, secondo me per il periodo estivo. È fresco sì, ma non è assolutamente prepotente, come il Mint Ice Menthol, anche se anche quello è un signor prodotto, non c'è niente da dire. Come vedete, il pennello e il ciuffo in particolare lavora molto bene la crema, ne mangia molta perché ovviamente tratterrà sia umidità ma anche prodotto all'interno del ciuffo. Andiamo un pochino a tirare. Oggi ragazzi non ho una barba lunga, una barba di un paio di giorni più o meno. Non vado ad aggiungere acqua perché per me come montaggio così è perfetto. Splendida sensazione di fresco, però come ho detto non è prepotente, è delicato, è gentile. Si sentono anche questi sentori di rosmarino, di lavanda, di eucalipto che sono molto piacevoli. Allora, iniziamo con il Mercur 34C e Treat Carbon. Come il fratello 34G, il rasoio ovviamente si comporta, beh, magnificamente.
molto delicato, ha un'azione in viso piacevole perché consente anche una certa spensieratezza. È un closed comb, però particolarmente dolce, quindi consente una certa, dicevo, spensieratezza, allegria nei passaggi in viso. Cosa che con altri rasoi, anche se closed comb, non ci possiamo ovviamente permettere. Manico corto, si impugna molto bene. Peso assolutamente non eccessivo, 78 grammi. Ovviamente, per donare un BBS, avrà bisogno delle tre canoniche passate. Pennello, come parlavo meglio, come mi scrivevo con Fabio, un pennello del genere lavora in maniera magnifica. È un tasso morbido, sì, ma comunque sia sostenuto come backbone. Molto morbido come punte. Prendiamo un po' di prodotto per dopo. Iniziamo con l'obliquo. Rasoio delicatissimo. Perfetto per la rasatura quotidiana, secondo me. Scorrevole, grazie anche alla metta e crema da barba. Che come sapete ha delle doti meccaniche di assoluto rispetto. E anche l'obliquo è andato via molto bene. Iniziamo terzo montaggio. La freschezza del sapone si fa sentire molto bene. Molto piacevole. Poi anche queste note aromatiche di rosmarino, lavanda,
eucalipto sono veramente piacevoli. A me questi sentori, l'ho detto anche in altri video, mi piacciono in particolar modo. Sono un amante delle piante aromatiche, dei loro aromi, dei loro profumi, anche quando si sentono in natura, quindi poterne godere durante la rasatura per me ha una grandissima valenza. La crema continua a montare bene, a offrire sempre protezione e scorrevolezza. Pennello ha lavorato da Dio, guardate qua, guardate che meraviglia. Ho allungato un po' il montaggio per godere della di nuovo della frescura del prodotto, però ora iniziamo con il contropelo. Mi sto anche accorgendo, rispetto ad altri rasoi, di spingere un pochino di più. È un rasoio che ovviamente lo consente. Consente quindi, perdona anche gli errori. A patto ovviamente di non eccedere. Zona baffi. Ora andiamo anche dentro. Barbata terminata e devo dire anche con soddisfazione. Mi do, come ho ripreso da qualche tempo, un pochino di allume, sempre solito brufoletto sotto la gola. Sbarbata molto piacevole oggi, molto, molto piacevole perché ha avuto le caratteristiche della sbarbata che piace a me, ovvero zero stress. Zero stress con prodotti validi, fresca, dato che siamo in un periodo sempre caldo, piacevole, e, però contraddistinta anche da altri aromi, quindi non il classico mentolato, veramente un mix di sentori me l'hanno fatta proprio godere. Ho fatto tutto con lo specchio, un pochino sporco, ma mi perdonerete. Allora, prima di sciacquarmi il viso dall'allume, partiamo questa volta dal sapone. Allora, parliamo velocemente del Meissner Tremonia Gentle Menthol. Ve lo faccio anche rivedere da vicino. Eccolo qui. Gentle Menthol di Meissner Tremonia. Allora, in questo caso versione crema, quindi versione morbida. Non mi ripeto, Meissner lo sapete, sono dei saponi, una casa che rientra indiscutibilmente tra le mie preferite, tra le mie primissime preferite. Grandissima meccanica, grandissima scorrevolezza, grande protezione in viso.
e delle fragranze originali, tutte. Ce ne sono alcune ovviamente che adoro, altre che preferisco di più o di meno. Ultimamente è estate, sto utilizzando delle fragranze fresche come Mint Ice Menthol che abbiamo visto 2 o 3 video fa e Gentle Menthol. Gentle Menthol è un mentolato gentile, un mentolato delicato, contraddistinto anche però da altre note, da altre fragranze, rosmarino, lavanda, eucalipto. Quindi si crea un'armonia di aromi che secondo me lo rendono anche superiore rispetto al Mint Ice Menthol, dove la botta di mentolato è veramente importante e arriva al mio limite di tollerabilità. Questo invece rientra pienamente nel mio limite di tollerabilità perché, ripeto, ha questi altri aspetti che lo ammorbidiscono, lo rendono veramente piacevole e credo sia uno dei migliori saponi estivi, con queste caratteristiche che io abbia mai provato. Secondo me uno dei top, assolutamente da provare, secondo me, Gentle Menthol di Meissner Tremonie. Per quanto riguarda il pennello, lo sciacquo un secondo e mi sciacquo anche io il viso velocemente. Do una bella sciacquata a questo ciuffo. Allora, per quanto riguarda il pennello, ringrazio nuovamente Fabio della chiacchierata che abbiamo avuto in settimana perché mi ha dato modo di parlare dei pennelli con ciuffo in tasso. Allora, quest'oggi ho utilizzato il modello di Zenith 502 con ghiera nickel e questo meraviglioso ciuffo in tasso Silver Tip. Cosa dire? Ragazzi, vi faccio rivedere nuovamente questo ciuffo enorme, punte morbidissime. Però un backbone che a me piace per essere comunque un tasso Silver Tip. Quindi è vero, ultimamente mi sono orientato sui pennelli di nuovo in setola di maiale o Pure Badger, ma apprezzo e come apprezzo assolutamente un tasso del genere, un ciuffo così, perché è morbido, è una carezza avvolgente in viso, ma ha quel backbone, comunque quella. Quel carattere che a me piace, nonostante sia un ciuffo morbido. Zenith credo che a livello di tassi, almeno questa è la mia opinione, per il mio viso, la mia barba, il mio modo di radermi, credo che abbia dei ciuffi in tasso veramente di livello elevatissimo. Tantissimi manici, questo è il manico Barberpool, molto particolare. Quindi mi piacciono e come i tassi, questa è la prova, questo è veramente un tasso straordinario. Magari nel prossimo video invece utilizzerò un tasso che apprezzavo all'inizio del mio percorso nella rasatura tradizionale, ma con il tempo non vi dico che ho abbandonato, ma utilizzo solo in certe circostanze, ad esempio quando ho il viso molto molto stressato, molto stanco e quindi non voglio assolutamente pressione sul volto durante le spennellate, ma è come andare ad utilizzare in viso praticamente uno straccio. Questo invece non è uno straccio, ma è un signor ciuffo. Tasso Silver Tip di elevatissimo livello. Per quanto riguarda l'accoppiata, la mette rasoio. Treat Carbon, lo sapete, le ho già usate diverse volte nei video, secondo me ottime lamette, validissime. Utilizzate oggi in accoppiata con il Mercur 34C. E cosa dire, ragazzi? È un rasoio, secondo me, veramente di alto livello. È un rasoio come tutti i Mercur, ben fatto, solido, ben costruito, 78 grammi. È un rasoio dolce che, se abbinato però alla giusta lametta e con le canoniche, magari tre passate, è in grado di donare un ottimo BBS, come quello che mi ha donato questa mattina. È un rasoio, secondo me, adatto anche a chi inizia. A chi inizia e si vuole regalare un rasoio di livello, non un rasoio magari economico, ma già un rasoio di livello veramente elevato, perché è adatto a chi inizia? Perché consente di essere utilizzato anche con una certa leggerezza, in maniera, tra virgolette, spensierata, consente anche una pressione leggermente più presente sul viso.
e perdona gli errori. Ovviamente bisogna sempre prestare attenzione, però è un rasoio che ha queste caratteristiche. È un rasoio che utilizzo spesso e volentieri insieme al 34G perché per la rasatura quotidiana, secondo me, sono veramente perfetti. Un buon grip, magari non eccelso, ma buono, ben fatto, e sicuramente un rasoio che anche questo, secondo me, merita di stare nell'armadietto di molti tonsori. Allora, ora mi asciugo un attimo e mi do l'after, ovviamente, in questo caso della stessa linea. In questo caso ce l'ho fatta a trovarla. Utilizzo sempre il Meissner Tremonia Gentle Menthol. Eccolo qui. Quindi che ha più o meno la medesima fragranza della crema da barba. Sì. Un mentolato, ma delicato. Ovviamente la parte mentolata si percepisce di più rispetto alla crema, però molto molto buono. Una sensazione di freschezza equilibrata in viso. Così come la crema, non prepotente assolutamente, anzi equilibrata ed elegante, veramente buona. Sbarbata oggi che mi è piaciuta in maniera particolare, sì per i prodotti, ma soprattutto perché è stata una sbarbata senza stress, come piace a me, quindi dove me la sono goduta dall'inizio alla fine, me la sono goduta in vostra compagnia e quindi mi auguro che sia piaciuta anche a voi. Allora, ragazzi, io come al solito ora mi metto a sistemare tutto, asciugo tutto, lavo il rasoio, pennello e metto tutto via. Io vi ringrazio nuovamente per la compagnia. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate questi prodotti, ma credo proprio di sì perché pennello so che alcuni di voi ce l'hanno, non mi ricordo chi 3 o 4 video fa, ora mi sfugge il nome, scusami. Ma mi aveva consigliato di utilizzare proprio il Gentle Menthol e gli avevo detto che lo avrei usato di lì a breve, quindi spero che il video con il sapone da te suggerito, scusami se non mi ricordo il nome ma mi sfugge, ti sia piaciuto. E fatemi sapere anche cosa pensate del rasoio, perché questo credo che tutti voi o quasi lo abbiano veramente nel loro armadietto. Io vi ringrazio anche per la grande e calorosa partecipazione al canale. Mi ripeto, come ho detto nell'ultimo video, il canale sta crescendo, sono contentissimo. Mi scuso nuovamente un po' per il ritardo nei commenti, ma come vedete mi sono dato una mossa e riesco a rispondere in tempi sicuramente più brevi. Sentite che ho una sensazione di fresco in viso che è perfetta, equilibrata, meravigliosa. Poi con queste fragranze aromatiche, credetemi, veramente buonissimo questo prodotto. Mi raccomando, se qualcuno di voi, se stai guardando il video e non ti sei ancora iscritto al canale, ma hai piacere a stare in nostra compagnia e a vedere futuri video, a commentare, se ti fa piacere, ovviamente iscriviti e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei futuri video. Io ragazzi vi abbraccio tutti, vi ringrazio di cuore veramente per essere stati in mia compagnia, è sempre un enorme piacere. Noi ci vediamo prestissimo qua nel vostro angolo della rasatura. Io auguro a tutti voi una buona giornata, un buon lavoro, vi abbraccio tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!